Buonasera a tutti, io sono il dottor Max. Stasera è mercoledì e parliamo ovviamente del piano sci e piano B e piano sci. Allora, nel fuori onda Renata mi ha fatto una domanda riguardo a questa famosa lettera con 11 firmatari che si sono un attimino messi di traverso, hanno contestato la metodologia che l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta utilizzando per questa approvazione di questa vaccinazione un po' per tutti. Io l'ho letta la lettera, volevo essere certo che la notizia fosse vera, risulterebbe vera, l'ho trovata in italiano, l'ho trovata anche in inglese. E la cosa anche abbastanza, sono due o tre cose abbastanza strane, di cui eventualmente, per chi è interessato, in breve ci possono fare i commenti. La prima è che la lettera è stata firmata da Gutierrez, che è l'ex presidente, direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è un po' un cagnaccio, uno di quelli che ovviamente era stato selezionato all'epoca per, insomma, fare un certo giochino, no? E perché questa cosa delle vaccinazioni, ricordo, ho fatto un po' la ricerca, è partita nel 2004 addirittura. Si iniziò a parlare nel 2004. E qui tutti sanno questa cosa. Quindi lui, ora che di punto in bianco abbia cambiato, insomma, opinione, si sia schierato contro, mi sembra una cosa abbastanza strana. La seconda cosa è che è presente un solo grande paese, che è la Russia. E io credo che magari, ecco, questa cosa qui è stata firmata, è stata voluta in un certo senso da Putin, perché Putin è abbastanza contrariato, no, per questo ulteriore finanziamento che hanno dato all'Ucraina, e anche se Putin non è con la coscienza pulita, perché lui la guerra l'ha iniziata in una data la cui somma totale fa 68, ed evidentemente non può essere un caso, perché sia la prima la seconda guerra mondiale fanno lo stesso numero, 68. Quindi, siccome l'intervento l'ha deciso lui, adesso non si può lagnare troppo, pretendendo che la guerra finisca. Anzi, si è aperto giorni fa purtroppo un altro fronte, e io queste cose le ho scritte nella trilogia 3 anni fa, perché c'è sia il fronte ucraino che quello dell'Iran, del Medio Oriente. Quindi non è che l'ho scritto perché io ho la palla di cristallo, l'ho scritto perché altri autori molto più importanti di me l'hanno detto precedentemente in America. La terza cosa, quindi, come conclusione su questa lettera, è che secondo me è una cosa molto formale. Nella sostanza, l'unica è la Russia che potrebbe, non lo so che cosa potrebbe fare. Che ha ovviamente un peso diverso rispetto alle altre nazioni, che sono quasi tutte nazioni piccole. Ovviamente c'è la Corea del Nord, c'è Cuba, ci sono tutte nazioni qui che valgono quasi niente, tutto rispetto, Venezuela e poi anche molte piccole africane. Quindi secondo me loro cercheranno in tutte le maniere di andare avanti con queste specie di vaccinazioni. Il 15, a metà di questo mese, i vaccini dovrebbero, non sono vaccini, ma chiamiamoli così erroneamente, queste terapie dovrebbero essere disponibili nelle farmacie e nelle farmacie e negli ospedali. A quel punto, in qualsiasi momento, cercheranno sicuramente di proclamare l'ennesima pandemia. È chiaro che adesso stanno avendo più resistenze, hanno cominciato anche a litigare tra loro. E questo, per fortuna, almeno così si rallenta, rallentano tutto il programma. Però tanto vedete che a un certo punto si creerà una situazione per cui all'interno di quei gruppi non c'è democrazia, ci sono soltanto dei comitati costituiti probabilmente da 12, sono 12 illuminati, dovrebbero essere costituiti da 12, però alla fin fine poi c'è il boss dei boss che decide quello che decide lui. Va bene per tutti, eh? Va bene per tutti, non c'è nessuno che può sollevare una questione, aprire un dibattito, una discussione. No, no, no.
quando la situazione si è discussa, passa la votazione, va a maggioranza, però ovviamente a quel punto le cose sono già quasi un po' tutte decise. Ecco. Questa per dare la risposta a Renata. Poi Erika mi ha chiesto di quello che sta succedendo adesso in Medio Oriente. Io ho seguito abbastanza tutte le problematiche del Medio Oriente per la semplice ragione che quando sono andato in America ho aperto l'attività in una zona ebraica. Crene, che l'80% sono ebrei e quindi ovviamente sentivo sempre tutte discussioni, questi problemi, eccetera, eccetera. Dunque, allora, da un lato io non commento, se avete notato, quasi mai notizie del giorno, perché spesso e volentieri si finisce per parlare di un argomento, si dice magari quello che si pensa e poi dopo una settimana se ne parla più. In questo caso parliamo invece di una guerra che sta andando avanti praticamente dal 1945, quando hanno costituito lo Stato di Israele, che io documento brevemente nella trilogia, e continuerà ancora chissà per quanti anni. E non c'è verso di sistemare, diciamo, trovare una soluzione per tante ragioni. La più importante è che sembra che la moschea principale a Gerusalemme sia stata costruita dove prima c'era il Tempio di Salomone, il famoso Tempio di Salomone, che, come spiego nella trilogia, secondo quello che dice Jordan Maxwell, non è mai esistito, perché sembra che non siano mai state trovate le rovine, nemmeno sotto questa moschea. Però l'idea che hanno è quella di buttare giù tutto a un certo punto e di ricostruire il Tempio di Salomone. Questa è l'idea che hanno loro e, conoscendo un po' gli ebrei, prima o poi lo faranno. È chiaro che questo innescherà l'evoluzione della Terza Guerra Mondiale, che è comunque già stata prevista, sarebbe già stata prevista questo scontro tra l'Islam e la comunità cristiana tanti anni fa, nelle famose comunicazioni tra Albert Pike e Giuseppe Mazzini, che io documento, credo, in maniera abbastanza precisa nella trilogia. Quindi, quando noi si parla di queste cose qui, non bisogna pensare che siano cose estemporanee, sono tutte cose programmate nel tempo da anni e anni avanti. Quindi niente succede per caso. Di questi grandi eventi che assistiamo, sono eventi che magari anche l'incidente, tra virgolette, delle Hawaii, no? Sapete quello che ci è successo. L'altra volta mi è sfuggito il termine, si parla di armi al plasma. Hanno utilizzato sia la tecnologia laser, che sperimentano queste cose, loro hanno bisogno di sperimentare. E le armi al plasma che avevano già utilizzato durante l'11 settembre, durante l'11 settembre avevano già utilizzato quelle cose lì, infatti sono state ritrovate. Buonasera Mary, ciao. Sono state ritrovate delle macchine sciolte, esattamente come quelle che hanno trovato le guardie. Ma può darsi che abbiano utilizzato anche altre tecnologie, chi lo sa. Io vado all'intuizione per quel poco che posso vedere. Mi fa piacere perché nessuno ha parlato delle armi al plasma, credo di averne parlato solo io. Ecco, quindi, ritornando a quello che si diceva, cosa ti posso dire? Ti posso dire che probabilmente questo è il passo successivo nella direzione di un grande casino che poi è il caos, il Lord of Chaos. Perché, come il dottor De ci ha spiegato molto bene, anche altri autori molto bene, è più facile ricostruire dopo che hai distrutto, piuttosto che costruire sull'esistente. Un esempio è proprio quello delle Hawaii. È stata selezionata quell'isola lì come uno dei prototipi
in cui entro il 2035, mi sembra di ricordare, tutto funzionerà con l'intelligenza artificiale. E quindi hanno fatto prima a distruggere tutto, piuttosto che è stato un disastro quasi equivalente, per quello che ho capito io, forse anche di più, in numero di morti rispetto all'11 settembre, perché si parla di 2.000 morti accettati, sicuri, ma poi ce ne saranno ancora molti di più. Quindi è un mondo purtroppo fatto così. Quello che mi dà un cosino, c'è cioè un po' di... Ne parlavo l'altro giorno con Erika, no? Che Erika evidentemente è una persona di una certa sensibilità e ha capito dal mio tono della voce che non ero proprio in un grande umore, no? Questo lo so anch'io, infatti io voglio sempre essere me stesso e non amo mettermi delle maschere e quindi i miei interventi riproducono anche il mio stato d'animo. Evidentemente lei ha notato giustamente una cosa di questo tipo, ho detto, vai, è un momento un po' così che sono scocciato un po' con tutti. Sai, tante volte sono momenti in cui sei un pochino più su di morale, o altre volte ti si accavallano 4-5 problemi, non me lo dite. Tante volte a New York, quando ero lì, 4-5 problemi uno dietro l'altro, uno dietro l'altro, uno dietro l'altro. Mamma mia, è una cosa incredibile. Quindi ora, per fortuna, problemi grossi non ne ho. Quindi ecco, però effettivamente sono abbastanza deluso dal piano B al piano C, perché io avevo 5, almeno 5-6 persone che erano in procinto di venire per fine anno. Settembre, ottobre, novembre, come avete visto, ho chiuso poi, diciamo così, il 30 di settembre, pregando coloro che erano interessati a stringere, e di fatto non è venuto nessuno. Vedete, a me non me ne importa una pipa se non vengono, cosa me ne frega a me? Io ho le mie cose, vado avanti con le mie cose, ora sto lavorando su degli altri progetti, cioè non è che... Però, no, purtroppo mi sembra che anziché andare avanti e si va indietro, perché purtroppo abbiamo la mente corta, abbiamo la memoria corta, e quindi noi c'è questa cosa per cui, no, anche le persone con cui sono in contatto e tanti problemi, ma si parla di venire a fare una vacanza investigativa, no? Cioè non è che uno deve venire qui a fare un cambio di vita radicale, eppure questo non tutte le problematiche sotto gli occhi che io le vedo, e le vedo già come succederanno, la gente non le vede. E io questa cosa qui naturalmente è una cosa che mi dà un po' di... Come posso dire? Certo, mi rende contento. Va bene. Domanda, come stai? Va bene? Mi eri già venuta, quindi. Come va? Senti? Mary adesso non mi sente. Avete per caso altre domande? Siccome si parlava di... Pensate a qualche domanda, vi dico un'altra cosa del lavoro sul quale sto lavorando adesso. Adesso sto mettendo insieme un lavoro che non so neanche come definirlo. Lo definisco a completamento del lavoro fatto sulla trilogia, no? Perché ho fatto lavoro sulla trilogia. Ho messo insieme tutta una serie di autori che hanno detto tante cose inerenti a tutto questo fenomeno qua, però non ho voluto trarre delle conclusioni per due ragioni. La prima è che non avevo in quel momento elementi, perché come vedete è tutto in divenire, quindi io potevo riportare dichiarazioni di autori eminenti, però anche loro non è che avessero la palla di cristallo, non si sa bene, 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 soprattutto le date, quello che succederà. E quindi non ho voluto mai dare delle cose certe, a parte che anche se fossi certissimo di una cosa, il condizionale è sempre d'obbligo. E poi perché credo che nonostante uno debba dire le cose, bisogna che le dia sempre anche una certa speranza, perché sennò altrimenti ci si spara tutti e festa finita. E quindi devo sempre dire le cose lasciando comunque una porta aperta.
cosa curiosa è che sto lavorando su questo appunto, dicevo, sono praticamente, diciamo, due libri messi insieme. Uno è la storia dell'IG Farben in Germania, che poi oggi si chiama Bayer, la conosciamo tutti, no? La Bayer c'è anche la scuola di calcio, che era già all'epoca tra le due guerre e anche prima un colosso finanziario, imprenditoriale finanziario, uno dei più grandi al mondo. E poi un libro dedicato alla BIS, che è la banca del International Settlement, che ha sede a Basilea, che parla della storia di come è nata questa banca e delle sue relazioni, interrelazioni con il Terzo Reich, la guerra, il post-guerra e le relazioni che si sono poi stabilite e consolidate trasferendosi, diciamo così, dalla Germania nella Svizzera, e che dal campo imprenditoriale principalmente chimico si sono trasferite in quello monetario finanziario. Ecco, lì c'è spiegato tutto. Te leggi questi librini qui, li metti insieme, ti documenti un po', spiega tutto che sta succedendo adesso, non ci ha fatto nulla. Chiudo, baracca e burattini, pubblico questa cosa qui. A quel punto lì non c'è da fare più nient'altro. Però, perché avevo fatto questo discorso? Perché all'interno di questo libro, questo opuscolino, che si chiama Sequela Sequela, ora te lo dico, sequela. Scusate un attimo, all'Apocalisse, sfuggeva la parola ovviamente, sequela all'Apocalisse, perché sarà un'Apocalisse. C'è un paragrafo dove loro spiegano che in effetti la potenza militare tedesca, nonostante le sanzioni e i limiti, no, che gli avevano dato a Versailles, che non poteva riarmarsi, e se ne è sbattuta, cioè, sbattuta, ha spostato tutta la produzione in Olanda, in Belgio e in Spagna, e hanno ricontinuato a produrre tutto quello che volevano produrre. Però a un certo punto, come le Hawaii o anche altri episodi che succedono un po' strani così in natura, hanno bisogno di testare le armi, no? Perché poi molti erano anche imprenditori di armi, c'era Krupp, Fixed, cioè, tutti i grossi, ancora anche oggi grossi produttori di armi, e dovevano testare queste armi. Allora che cosa hanno fatto? Io mi sono tanti anni e mi chiedo, ma la rivoluzione spagnola, ma io ho cercato, cercavo, cercavo, io non ho mai capito perché c'è stata questa rivoluzione spagnola, come tante altre rivoluzioni, perché tante volte si va a cercare la motivazione di una carneficina, non c'era motivazione. Ecco, in questo caso qui l'ho trovata, perché loro avevano bisogno di sperimentare le armi che avevano messo a punto. Hanno selezionato, perché li selezionano loro, queste teste calde, è Franco, e li hanno fatti scontrare con i lealisti, hanno fatto la guerra civile, hanno sperimentato per bene tutte le armi in previsione della Seconda Guerra Mondiale. Ora, io lo so che quelle cose che vi dico possono sembrare incredibili, ma probabilmente è andata veramente così. È anche logico, cioè una cosa intuitivamente devono sperimentare le armi, non possono mica muovere una guerra senza sperimentarla, tutta questa tecnologia, tutti questi incidenti che succedono oggi strani tante volte, e devono sperimentare altro, devono sperimentare tutte queste tecnologie qua. Si vede un mondo così. Quindi per darvi, vi ho portato questa cosa qui perché ci sto lavorando sopra. E questa storia della Spagna è incredibile. Ma la storia ancora incredibile, e più incredibile, l'avete forse già un po' capito, è che qua la Germania, i tedeschi hanno perso la guerra,
ma l'industria chimico-bellica dei grandi e super, che posso dire, dell'imprenditoria tedesca, non ha mai perso nessuna guerra, perché è Duisburg, che è uno degli attori più importanti, dice l'Italia, scusi, parla d'Italia, dice la Germania non ha mai perso le guerre, anche se le ha perse sul campo di battaglia, diciamo, l'imprenditoria ha fatto un sacco di soldi e quindi è uscita dalla guerra, ci cioè, hanno fatto pagare la guerra ai tedeschi, al popolo tedesco, ma loro si sono. Perché poi cosa succede? Come è successo nella seconda guerra mondiale, quando Hitler è andato al potere, ora non ve la voglio fare tanto lunga per farvi capire, qual è stato il giochino? Il giochino è che Hitler va al potere e riescono a, prima che Hitler andasse al potere, riescono questi grandi imprenditori tra la prima e la seconda guerra mondiale a farsi dare un sacco di soldi dall'America, da Wall Street. Infatti è piuttosto famoso, che poi ci sono tanti libri scritti, anche Anthony Sutton ha detto questa cosa qui, è scritta anche nella trilogia. Infatti si dice che è il Terzo Reich, Hitler è stato finanziato da Wall Street. In effetti non è corretto. Però questi finanziamenti con i quali loro avevano fatto ripartire la macchina economica dopo la grande crisi, prima del 29, la Germania piano piano, nonostante le sanzioni, insomma, stava riprendendo, no? Stava riprendendo piano piano. Quindi quando Hitler è arrivato al potere, sono stati tutti i soldi a disposizione, né ne sono arrivati altri dai grandi imprenditori, perché sono saltati sul carro, no? E poi ha fatto questo grande casino, ma era già stato il progetto non è partito a livello militare, è partito da questi sette soggetti, direttori o comunque persone che lavoravano intorno all'AG Farber, che alla fine, durante la guerra, si sono trovati un patrimonio di magari di 30-40 volte rispetto a quello che avevano prima, con tutto l'oro che hanno rubato in Olanda, in Belgio, poi lo spiego tutto qua, non c'è traduzione, in Spagna lo stesso, tutte le parti dove andavano, in Cecoslovacchia, rubavano oro. E dove lo mettevano l'oro? Sapete dove è finito quasi tutto l'oro che hanno rubato in giro per il mondo? Provate a indovinare. Qual è che caratterizza Augusta? L'ho detto tante volte, metti, so, metti, compra l'oro in Augusta perché Augusta è un. Draft. Ecco, brava, brava Mary. La BIS è stata costituita appositamente nel 1930 come trust, già in previsione di quello che avrebbero razziato da partire dal 33. Tutto l'oro andava a finire lì e da lì non l'ha più potuto toccare nessuno perché è sotto trust. Queste cose qui ve le dico solo io, eh. Quanti siamo? Quattro. Figurati se ve le dice Mazzucco. O se ve le dice, ma no. Vabbè, comunque ci sto lavorando, tra poco sarà finito e ci vuole un po' di pazienza perché ora poi io il 17 e ovviamente vado a Monaco fino al 20. Mi hanno assicurato che sarà un evento, ho parlato con il responsabile che organizza tutto. Anche molto più impegnativo di quello che pensassi, cioè con molte attività, molte cose, eccetera, eccetera. Poi il 21, 20 parto, vado in Toscana, rimango una settimana e quindi non lo so se quel mercoledì, prossimo mercoledì sarò a disposizione, magari saltiamo e andiamo al mercoledì successivo, ma di poco perché questo è esattamente quello che volevo fare, cioè questo appuntamento qui del mercoledì sul piano B e piano C. Sarà ogni 2 settimane, quindi possiamo cogliere questa occasione per farlo partire. Mentre l'intervento del sabato, siccome è più vasto, si parla di monete, si parla di più argomenti, se voglio parlare è un po' più alto questa cosa qui, lo manterrò
come appuntamento settimanale. Avete delle domande? Sì, a che punto della trilogia posso guardare adesso che stavo sfogliando su questo nuovo fuoco di questa nuova guerra? Stavo guardando adesso il pentagramma segreto, c'è scritto più Nelle avanti o più indietro? no, no, è nelle conclusioni. Prego, Ecco, grazie. mi sembra di aver scritto nelle conclusioni. Sì, ma queste sono cose che Brzezinski l'ha detto, ci ha martellato quante volte ha parlato di questa Ucraina, l'Ucraina, la Russia, senza l'Ucraina non sarà più la Russia, ma. E poi l'Iran. L'Iran gli è andata bene perché hanno eletto Trump all'ultimo momento, si sa che è successo anche lì. Se no, se c'era la Clinton, aveva già fatto la fine dell'Iraq. Ma lo sapete perché l'Iran è così odiato? È scritto nella trilogia. Qualcuno Lo aveva messo dell'oro, no? sapete? C'è Mi sembra che qualcuno che se lo ricorda? sì, era scritto all'inizio, mi sembra, che qualche popolazione aveva messo il suo oro dentro qualcosa, no? Che loro conservano le ricchezze di qualche popolo, non mi ricordo più bene. Non ho capito bene come dicevi, come scusate se sento male. In Iran è conservata la ricchezza di qualcosa, mi sembra di ricordare. Ah, sì, allora, vediamo se me lo trovo così ve lo leggo per bene. Come non è facile da trovare perché mi ricordo, è praticamente una foto. Praticamente una foto. Allora, te lo dico in due parole così, intanto controllo se lo trovo. Allora, successe che a un certo punto i Rothschild, che erano dei banchieri, no? Sempre stati banchieri, avevano bisogno di oro, perché ricordiamoci che fino a poco tempo fa anche la stessa moneta, così come concetto in America, dovrebbe essere in argento o oro, ma in argento. Però la carta, come sappiamo, è una cosa che è stata inventata così. Carta cosiddetta moneta fiat, va bene? E andò in Iran e si fece dare questo prestito. Prestito che non ha più restituito. Quindi, facendo il calcolo degli interessi, io nel libro arlometrico, perché anche io la sono discordo, anch'io, la miseria, la rabbia, non mi viene in mente, e viene fuori un numero sproposito. Perché o addirittura dovevano essere restituiti in oro. Prezzo che doveva essere che in genere si faceva così una caleba, no? Prendevi oro e dovevi restituire oro. Oppure c'è stato un periodo, e questo l'ho scoperto guardando la serie di Borgia, in cui c'erano i soldi che in inglese si chiamano provisory notes, quindi soldi normali. Quindi in particolare gli ebrei prestavano soldi, ovviamente con interessi, però volevano la restituzione in oro. Capite? Con l'avallo del Vaticano, queste cose una volta non succedeva niente se non andavi a confessare. Dimentichiamo quando andavi a baciare l'anello. Ecco, praticamente la storia è questa. Quindi sempre, questo qui è una cosa che dice David Will Miller, che era un genio, un vero genio, probabilmente un addotto dagli alieni. Lui racconta anche tutta la storia di quello che è successo, eccetera. E vabbè, qui non lo trovo, tanto ve l'ho raccontato. E lui racconta questa storia qui. E quindi l'Iran è un paese canaglia, proprio per questa ragione qui. Nel momento in cui poi conquisti una nazione, come fece Hitler, no? Come faceva Hitler, come facevano i romani, come facevano tutti. La prima cosa che fai è prendi l'oro, no? In questo caso, la prima cosa che fa un esercito, magari americano, che entra a Teheran, va lì negli uffici dove si tengono queste cose e se le fa dare e cancella tutto. Quindi automaticamente cancella un debito di milioni
so se sono 160 milioni, mi sembra una cifra di questo tipo. Non milioni, milioni. Se non sono addirittura di più. Comunque leggetelo, ora faccio mente locale, magari mi ricordo a memoria. Ecco perché l'Iran. O poi ovviamente andando lì c'è il discorso del petrolio. Chi volete che controlli adesso i pozzi petroliferi in Iraq? Gli iracheni? Via. Sono contenti se ci avranno una piccola royalty, sarà il 2-3%. Sapete che non so se è la Shell, mi sembra che sia la Shell. C'ha dei pozzi in Adriatico, no? Dove ce l'ha? In Adriatico e paga l'Italia o il 5 o l'8% di royalty e basta. Petrolio nostro, no? Petrolio nostro, però italiano. Altre domande? Ma sempre Massimo, a proposito della guerra, tu vedi una Bene, possibilità. ti sento male, parla un po' più forte per Ora scelta. mi senti? Mi senti meglio Sì, un po' adesso? meglio, sì. Ok, a Sì. proposito della guerra, tu vedi una possibile estensione della guerra al Mediterraneo? Nell'immediato forse no, ma non tanto lontana, giusto? La guerra ci sarà. La guerra, purtroppo, la guerra ci sarà, quindi la risposta è sì. La guerra ci deve essere perché un grande reset non lo puoi fare se non c'è un azzeramento prima. La storia insegna questo, è quel discorso che dicevo prima, la stessa cosa che prima devi distruggere per poi ricostruire, stessa cosa. A me mi sembra anche molto strano che decidano adesso di inserire la moneta digitale senza fare il grande reset. Mi sembra una cosa molto strana da fare. Boh, magari la faranno. Magari la faranno perché è chiaro che far precipitare tutto adesso è forse prematuro. E allora sono costretti a farlo. Perché lavorano su tanti fronti, eh. Oh! Avete idea delle ci sono le scie chimiche, ci sono la nuova tecnologia, l'intelligenza artificiale, la robotizzazione, le vaccinazioni. Ma queste aziende qui hanno fatto talmente tanti soldi, non hanno mai pagato tasse. E io mi sono sempre chiesto, ma tutti questi soldi che vanno poi nei paradisi fiscali, ma che ci fanno? Tengan lì così. No, no, questi vogliono investire per avere sempre di più, per avere sempre più. Finché no, non è. Guardate, vi dico una cosa adesso, Duilio, no Duilio, Diego non si è collegato. Lui mi ha mandato anche oggi, ragazzo intelligente, mi ha mandato un altro libro. Questo libro qui si parla di security, io praticamente ne so già queste cose qui, però mi conferma questo libro qui, che scritto nella trilogia, che noi non possediamo nulla, non possediamo nemmeno il nostro nome. Noi non possediamo già oggi, non possediamo niente. Ora, io capisco che una persona di Pakistan, che dice? Purtroppo quello che anche in questo caso Jordan Maxwell e altri autori ci hanno detto 30 anni fa sta risultando vero. Con l'inserimento dell'UCC che io presento nella trilogia, addirittura quando te compri una macchina, la macchina non è tua. Per due ragioni. Prima perché chi ha il LIN, si dice, la garanzia sulla macchina, è comunque il possessore della macchina. Secondo, perché te compri la macchina, ma la compri come Massimo Guerrieri a caratteri stampatelli.
no? Tutto capital si dice in inglese. Ma io non sono quello lì. Io sono M maiuscolo, Assimo, scritto Massimo in minuscolo, G maiuscolo, perché era così una volta il mio nome sulla prima carta d'identità che mi hanno dato. Poi dopo è cambiata. E adesso tutte le volte, lo sapete bene, guardate qualsiasi documento abbiate, il vostro nome è sempre Stampatello. Perché? Perché quello non siete voi. Stampatello maiuscolo. Vedete come sono complesse le cose? Dimmi. Dimmi, non ti ho sentito. Stampatello maiuscolo è sempre Ehi, scritto. Stampatello maiuscolo. sì, maiuscolo. Maiuscolo, sì. Capite? È tutto un mondo che funziona in maniera, purtroppo, completamente diversa. Quasi io dove ho messo mano, ci ho messo il naso, mi sono accorto che ci ha raccontato un sacco di balle. Ma non mi torna niente. Non mi ricordo un settore, un argomento che mi sono messo lì, me lo sono studiato, in cui tornava tutto. Boh, non lo so, magari ci sarà uno o due che hanno poca importanza. Non torna niente nulla. Purtroppo, perché loro lavorano sulla dissociazione cognitiva. Se loro ti dicessero sempre la verità, e poi dopo ti dicono sempre la verità, te sai le cose. È come se c'hai un'arma e la dai al tuo avversario. Non si sa niente, è cose normali, non si sa niente di simbologia. Vedete che da quando parlo di simbologia, quel poco che so io, non mi cambio nessuno. È pericolosissimo chiamare il dottor Max, che poi ci dice delle cose di simbologia, poi questi cominciano a risvegliarsi. E non vanno più a farsi vaccinare. Insomma, cose io parlo, lo sapevo anche prima, è che mi lamenti, è una constatazione quella che faccio, non è una lamentela. Quindi il problema è questo qui. Qui altre domande, magari un pochino più precise, curiosità. Abbiamo già fatto 50 minuti, se no si chiude qua. Allora, io ricordo che rispondo ancora di nuovo come precisazione a questa domanda che mi è stata chiesta anche da Renato. Negli ultimi 2 mesi circa è cambiata la regolamentazione a Zanzibar, per cui anche se uno straniero, quando uno straniero compra un terreno, indipendentemente da dove sia collocato, eccetto nelle zone destinate a residenza, questi grandi residence tipo Fumba, quelli sono a parte, eh? Lì si può comprare appartamenti, eh? Non è vero, si può comprare. Lì all'interno di queste strutture si possono comprare degli appartamenti senza nessun tipo di problema, però non fuori, perché se uno li compra fuori ci deve fare un business. Quindi ora, siccome tutti i contatti che avevo io erano per persone che venivano qua proprio col visto di residenza, se te c'è un visto di residenza, per definizione non puoi fare business. E quindi o l'una o l'altra, o uno viene qua per fare business, allora è tutta un'altra regolamentazione, e allora poi si compra la fattoria, il terreno, fa il business, tutto quello che vuole, va bene, ma è un altro progetto. Ma nel mio caso ho dovuto correggere questa cosa qui. Quindi rimane tutto così com'è. Come impostazione di fondo, tutto quello che vi ho detto fino adesso va bene, eccetto che possiate comprare terreni o strutture al di fuori di questi grandi residence che ci sono, perché non è più possibile. E quindi questa è la novità. Comunque non cambia niente, perché se uno vuol venire, troviamo un piccolo appartamento, un po' più difficile, tenete presente che a questo punto si apre anche il discorso Tanzania, perché io ho puntato soprattutto sul discorso Zanzibar, perché come stranieri si poteva comprare dei terreni. Ora, non essendo più valida questa opzione qui, a questo punto vi dico che potete anche venire in Tanzania, nella zona mia, in un'altra zona, cioè siete completamente liberi di andare dove volete, tanto dovrete comunque rimanere in affitto, che per me è comunque la soluzione migliore,
perché poi magari vai in un posto, ti piace, ti sembra di starci bene, e poi ti rendi conto che non ci stai bene e che fai? Se sei in affitto ti puoi spostare senza problemi. Se hai comprato una proprietà, che fai? La vendi? Difficile, no? È troppo rischioso e troppo complicato. Ecco, questa è la cosa che vi ho detto sin dall'inizio, di venire qua e rimanere qua 6 mesi e poi dopo decidere con calma le soluzioni. Ecco, questa è l'unica novità che c'è, tutto il resto andiamo avanti così e io sto ancora comunque attendendo uno o due che magari sono in ritardo, però mi hanno detto aspetta. Magari ce la faccia a venire a novembre, una cosa del genere. Vengono bene, se non vengono, pazienza, vedremo poi quello che succede nel fine anno. Il prossimo anno ci saranno comunque delle piccole variazioni, delle piccole cose, però io sono qua. Quindi se qualcuno ha la motivazione, il desiderio di venire, mi rendo conto che è determinato o determinata a venire, una mano per quello che posso, gliela do, però io cioè, posso dire, mi dedico con più piacere, mi fa più piacere seguire persone che hanno la motivazione per venire, se no si fa un passo avanti e due indietro e rimane tutto in Italia. Va bene lo stesso, ma. Altre domande? Sì, una io Massimo. Esula un po' dal discorso. Tu ti sei iscritto all'AIRE, giusto? Sì. Ti hanno dato una risposta oppure boh, No, non si sa. ho passato tutto a Stefano. Sì? E gli ho detto tutto a Ma posto. non è. Sì. Dimmi. Quindi non ti hanno dato un feedback, qualcosa come dire, ok, No, ma mi sei sembra stato che non ci sia il registrato. feedback, da quello che ho capito io. Cioè, poi magari vai lì, lo Ah. chiedi, controlli il computer anche al consolato e potrai verificare che sei iscritto. Voglio anche aspettare un po' di tempo perché tanto stiamo qui, lo sai. Un mesetto ci vuole come minimo e quindi io poi adesso vado in Italia e quando rientro ritornerò a Zanzibar perché a questo punto volevo fare un Certo. salto franco ma non ce la faccio a venire, non te ne fa le cose di fretta e quando ritorno Va bene. si fa un passo avanti anche per tutto, capito? Poi ci rimettiamo lì comunque direi di direi a questo punto di farlo Sì, lo farò domani. capito? Sì, lo farò domani, lo farò Esatto. domani, dai. Ok. Comunque non esula, è franco, perché è sempre aire, quindi si parla sempre di cose inerenti al piano B e piano C, perché quando ci si sposta all'estero, dopo un certo periodo, non occorre farlo subito, ma dopo diciamo 6 mesi che siamo sicuri di voler rimanere in quella nazione dove ci siamo trasferiti. La legge prevede che si debba fare una iscrizione all'albo degli italiani all'estero che si chiama AIRE e che poi viene appunto comunicata all'ufficio in Italia per cui si risulta residenti all'estero. Questo è quello che dice la legge. Sì, esatto, perché È necessario. io risulto praticamente, attualmente io risulto che ho una residenza qua e una in Italia, quindi quando farò la registrazione all'AIRE probabilmente avrò solo questa residenza qui e non più quella in Eh sì, Italia. eh. Sì, sì, Penso, sì, sì. sì, E certo. poi anche il discorso dell'assistenza sanitaria, vieni automaticamente rimosso dall'assistenza sanitaria. Sì, quello avevo letto, che mi ero informato, che tu se tu rientri in Italia, ad esempio anche tu che adesso andrai in Italia, mi sembra che lo puoi fare la segnalazione anche online. Quando rientri in Italia fai la segnalazione e sei ancora sotto la tutela della sanità italiana. Quindi Devi non è che una volta che ti sei tolto, basta. andare all'ufficio convenzioni internazionali della tua regione.
Ah, ok, Sì, cioè giusto. Erika è aggiornata a queste cose perché l'ha già fatta. Sì. Però fanno un Sì, certificato vabbè, che ora vai quella. di anno in anno per avere assistenza in Italia in caso di necessità quando ti trovi in Italia. Ma io per caso, io sono tanti anni che manco, ma vado in Italia e mi succede qualcosa, posso andare all'ospedale, un mista non mi ha rompe tante coglioni, no? Perché sono italiano, passaporto italiano, che vuoi che mi dicano? Cioè, un credo che cambia Informati, anche. informati quando sei a Lucca, alle convenzioni internazionali di Lucca, trovi l'ufficio e chiedi. L'ufficio Vabbè, io so che in Italia attendono tutti. convenzioni internazionali. Ma perché pensi che sia una cosa addirittura che dipende dal comune? Cioè, può essere anche una No, cosa. dalla regione dipende. La regione può essere, dipende appunto da. Dipende da regione a regione, giusto? Sì, nella mia regione, per esempio, ho fortuna perché è un ufficio di gente simpaticissima e io ogni anno vado lì e mi stampano, mi mandano anche online il certificato che vale un anno per avere, in caso che sono a Trieste o in Italia che sto male, posso andare all'ospedale. Sì, va bene. Ora se mi capita ci vado volentieri, sai. Ci sto praticamente dal 21 fino al 26, perché poi il 20, no, è il 25, perché poi il 26 la mattina devo partire, che c'ho l'aereo, arrivo qua il 27. Quindi. Tanto poi ci devo forse ritornare a febbraio, quindi a fare una visita così e poi ritorno. Altre domande? Bene, allora se non ci sono altre domande, possiamo chiudere qua. Qualcosa abbiamo detto. E via, io vi ricordo l'appuntamento per sabato, per chi è interessato al discorso oro, il prezzo dell'oro è particolarmente basso, si è avvicinato adesso a 60.000, però è ancora sotto 60, un ottimo momento per comprare. Chi ha comprato nel frattempo oro in passato, stia tranquillo, perché tanto sono le solite oscillazioni alte e basse. Le banche centrali stanno comprando molto più oro da quello che si poteva prevedere, e quindi sono comunque, il prezzo dell'oro non è un prezzo definito dal mercato. Quindi loro hanno interesse in questo momento qui a tenerlo basso, così gli amici sono tutti la stessa lobby, no? Possono comprarlo a prezzo decente e poi magari quando è finita sta buriana qui, a questo punto immagino subito l'anno nuovo dovrebbe riprendere e andare su. Via, allora io vi do appuntamento fra 2 settimane, ovviamente sono a disposizione se avete domande come al solito, e vi auguro la buonanotte, grazie a tutti, ciao. Ciao Grazie, Massimo. Leonardo. Buonanotte. Scusami Ciao. Duilio. Duilio è scappato, non avevo visto che si era collegato. Buonanotte, buonanotte.